Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, eleviamoci innanzitutto alla Trinità Santissima, che è onnipotente, più reale di tutto, diamocene conto, qui più reale di tutto non siamo noi, non sono io, non sei tu, ma è Dio infinitamente onnipotente, più reale di tutto, super, super, infinitamente super reale, la Trinità. Un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete, in quelle tre persone che vanno a visitare Abramo, e appunto di cui abbiamo sentito parlare nella prima lettura, ecco, possiamo vedere proprio una figura della Trinità. Ecco, Dio uno, vedete, parla, poi vedete che Abramo dice: mio Signore, no? Invece appunto sono tre persone, però Abramo dice: mio Signore. E poi vedete, è interessante considerare proprio il mistero della Trinità, proprio nelle indicazioni che abbiamo già nell'Antico Testamento, perché vedete, il Signore, il Dio dell'Antico Testamento, è la Santissima Trinità. Allora, dicevo, eleviamoci alla Santissima Trinità, Dio infinitamente onnipotente, più reale di tutto, e vogliamo innanzitutto ringraziarlo, questo Dio più reale di tutto. Dio ci vuole condurre sulla via che porta al cielo. Ringraziamo Dio che vuole fare grandi cose in noi, ci vuole donare la fede. Vedete, Dio ci vuole rendere apostoli per questi tempi. Vediamo tante persone che si allontanano, non so, in tante forme, in tanti modi, oppure persone lontane da Cristo. Ecco, il Signore ci vuole donare di essere apostoli di questi tempi. Ci vuole donare la sua santità, la deificazione più perfetta. Ci vuole rendere attenti ascoltatori di Dio stesso e della sua parola, come Maria, avete appunto ascoltato in questo Vangelo di Maria, sorella di Marta. Ebbene, vedete, questa donna che siede ai piedi di Gesù e ascolta la parola, possiamo vederla proprio come una luce per noi. Il Signore ci vuole donare proprio di ascoltare attentamente la sua parola e di viverla. Dio è onnipotente, ci vuole donare il santo amore di Dio e anche il santo amore della sua parola. Dio, vedete, ci vuole donare proprio il desiderio di ascoltare la sua parola, che è una parola di salvezza. E Dio vuole donarci anche di scegliere la parte migliore, come dice Gesù qui, no? Maria ha scelto la parte migliore. Dio ci vuole donare di scegliere la parte migliore in ordine alla nostra santificazione, cioè Dio ci vuole donare di scegliere il meglio
per dare la più grande gloria a Dio nella nostra vita. Dio ci vuole donare di accogliere Lui stesso e la Sua parola con sottomissione e fede profonda. Ci vuole donare di accogliere, ecco, proprio il dono di Dio più fondamentale, cioè Cristo, Cristo crocifisso. Dio vuole trasformarci in Cristo crocifisso. Dio ci vuole donare di essere Cristo nella sua passione. Guardiamo la croce che abbiamo proprio vicino ad ogni altare, vedete, c'è sempre una croce. La croce la dobbiamo meditare. In essa, cari fratelli, troviamo la più alta perfezione della santità. Dio ci vuole trasformare in Cristo crocifisso, vuole donarci la perfezione più alta, vuole donarci la totale sottomissione a Dio stesso. Vedete, in Cristo crocifisso noi troviamo la perfezione più alta anche proprio della sottomissione a Dio, dell'ascolto perfetto della parola di Dio. Vedete che nella luce della croce di Cristo dobbiamo comprendere il Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi lo dobbiamo leggere proprio nella luce del Cristo crocifisso. In questo Vangelo di oggi Gesù che cosa ci chiama a fare? Ci chiama a seguirlo sulla via della croce. Inutile che ci nascondiamo, eh? Qualche settimana fa Gesù ce l'ha detto con chiarezza, oggi ce lo dice in maniera indiretta, ma ci dice sempre quello. Dobbiamo seguirlo sulla via della croce. Tutta la vita di Cristo fu croce e martirio, eh? Il nostro seguire Cristo è un seguirlo sulla via della croce. Maria, la sorella di Marta, che viene elogiata in questo Vangelo, è figura di Cristo crocifisso, il quale era tutto immerso nell'ascolto della volontà del Padre, tutto immerso nel compimento della volontà santifica e salvifica del Padre. Cristo era distaccato dal mondo, dai pensieri e dalle idee del mondo. Cristo, vedete, crocifisso, non cercava il suo interesse egoistico, ma la volontà di Dio. Si lasciava guidare solo da Dio in modo totale, cari fratelli. E il Signore vuole realizzare questo anche in noi. Guardiamo alla croce, guardiamo bene la passione del Signore, guardiamola anche per, ecco, capire che Dio è morto nella sua umanità per noi, per donarci la sua vita e fare grandi cose in noi. È morto per trasformarci in Cristo crocifisso. Notate bene, eh? Dio ci vuole trasformare in Cristo crocifisso e ci vuole fare santi e forti. La santità, la volontà di Dio, cari fratelli, la troviamo sulla via della croce. Quando ci smuoviamo veramente per seguire Dio nella nostra vita, quante difficoltà sorgono: difficoltà dagli altri che ci stanno intorno, difficoltà in noi stessi, difficoltà dal demonio. Quante difficoltà, cari fratelli. Se vogliamo vivere il Vangelo, non ci dobbiamo illudere. Dobbiamo affrontare la croce. E allora guardiamo con attenzione Cristo crocifisso. Guardiamo a questo fiume di luce e di santità e di carità che sgorga dalla croce e che ci attira a immergerci proprio nella croce. La croce ci attira, cari fratelli. Anche il mondo ci attira. Attenzione bene. Il mondo ci attira, ma ci attira anche Cristo, ci attira la Trinità, cari fratelli. Tante volte ci facciamo tirare dal mondo perché il mondo ci attira in tante forme, ma vedete, anche il Signore ci attira e dobbiamo impegnarci proprio a seguire questa attrazione della croce. Questa è l'attrazione che ci salva, cari fratelli. In questa Eucaristia la Trinità ci vuole trasformare in Cristo crocifisso. In questa messa la consacrazione eucaristica ci vuole trasformare in Cristo crocifisso. Guardiamo allora la croce di Cristo, meditiamo la passione in maniera profonda. Gesù ha voluto soffrire per noi. Ha fatto, vedete, nella sua passione, vedete, Gesù ci ha dato grande luce anche sui nostri peccati. Chi è che ha crocifisso Gesù? Siamo noi con i nostri peccati, sono i peccatori con i loro peccati, cari fratelli. E Gesù
nonostante noi, ecco, lo crocifiggessimo, ha voluto soffrire per noi, per salvarci, per convertirci, per trasformarci in Lui stesso. Guardiamo, cari fratelli, proprio nella luce della croce, anche tante cose che vediamo intorno a noi, tanta gente che vive nel peccato, tanta gente che vive anche nell'odio, a volte di Dio, nella bestemmia, nell'odio di altre persone. Guardate, cari fratelli, queste sono tutte cose che, vedete, sono spine e chiodi che trafiggono Cristo. Il peccato grave, ecco, è trafiggere Cristo, è crocifiggere Cristo, cari fratelli, rendiamocene conto, e piangiamo, chiediamo al Signore proprio di piangere per i peccati del mondo e per i nostri peccati, perché possiamo unirci sempre più a Cristo per aiutare le anime a convertirsi. Guardiamo poi in questo Vangelo più in profondità anche la figura di Marta. Vedete, il Signore ci vuole donare di convertirci a Lui, ma Gesù ci vuole donare anche di capire un'altra cosa, che siamo grandi peccatori. Guardiamo appunto la figura di Marta. La figura di Marta, cari fratelli, ci deve far vedere non semplicemente le sue miserie, ma attraverso di lei dobbiamo vedere chi siamo noi. In questa Marta dobbiamo vedere le nostre miserie, i nostri peccati. Da noi stessi siamo come Marta e siamo peggio di lei. Ci facciamo prendere dalle cose del mondo, siamo affannati, agitati, senza vera pace, siamo pieni di peccati e di miserie. Mettiamo Gesù in un angolino facendo tante altre cose, cari fratelli. Da noi stessi siamo capaci dei più orrendi peccati, di incredulità, peccati di disperazione, peccati di odio, peccati di lussuria e di tante altre forme e tanti altri modi di opporci al Signore. Diciamolo dal profondo del nostro cuore: Signore, salvaci, Signore, illuminaci. Da noi stessi siamo deboli, siamo capaci appunto di fare i peccati più terribili. Da noi stessi siamo privi di fede, pieni di odio contro Dio. E se abbiamo un po' di fede, a volte, da noi stessi siamo capaci di insegnare anche a Dio come deve comportarsi. Vedete come fa Marta in questo Vangelo? Insegna Gesù. Vedete come dice proprio, vedete, dice: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Vedete, cari fratelli, Marta vuole insegnare a Cristo. Noi siamo anche noi così, ricordiamocelo bene, eh? Siamo un po' come la Marta del Vangelo. Vedete che Marta si oppone al Cristo crocifisso per certi aspetti, eh? Gesù crocifisso non era agitato, non si disperdeva nelle cose del mondo e non voleva come uomo insegnare a Dio. Gesù era immerso nella volontà di Dio ed era sempre guidato dallo Spirito Santo, immerso nella santa pace. Marta invece, vedete come differisce dal Cristo crocifisso, si affanna, si agita, vuole insegnare a Cristo cosa fare. Marta non si lascia guidare dallo Spirito Santo, per questo manca della vera pace, che è frutto dello Spirito Santo. Vedete, tante volte noi avvertiamo in noi stessi questa mancanza di pace. Perché? Proprio perché la pace è il frutto della nostra sottomissione a Dio, è il frutto della nostra, ecco, disponibilità piena, della nostra obbedienza e docilità allo Spirito Santo. Cari fratelli, Dio vuole fare grandi cose in noi, voleva fare grandi cose in Marta, ma le vuole fare anche in noi. Lei non si è lasciata guidare pienamente da Dio. Noi che cosa vogliamo fare? Dio vuole fare grandi cose in noi, vuole guidarci alla vera santità e al paradiso. Certo, siamo molto peccatori, da noi stessi siamo peggiori di Marta, ma Dio è infinitamente onnipotente e vuole santificarci pienamente. Ringraziamo Dio che appunto ci illumina attraverso la figura di Marta sulla nostra miseria, sui nostri peccati. Ringraziamo Dio che vuole smascherare la nostra miseria, la nostra malvagità, perché, cari fratelli, umilmente ci apriamo a Dio e accogliamo la santità, la fede perfetta che Lui ci offre.
accogliamo in piena sottomissione amorosa a Lui, appunto, che ci offre, ecco, Lui, scusate, accogliamo in piena sottomissione a Gesù i doni che Lui ci vuole fare. Lui ci vuole donare proprio questa piena sottomissione a Dio. Accogliamo dal Signore Gesù il Cristo stesso che Lui ci dona, perché Lui ci vuole trasformare in se stesso. Accogliamo dalla Trinità il Cristo crocifisso. Dio ci vuole trasformare in Cristo crocifisso. Nell'Eucarestia, vedete, noi veniamo trasformati proprio in Cristo crocifisso. La Trinità ci vuole trasformare in Lui. Quindi, cari fratelli, accogliamo queste meraviglie che Dio vuole compiere in noi. Dio vuole compiere in noi grandi cose, ci vuole rendere grandi santi. E allora in questa messa vi invito, e invito anche me stesso, a offrirci in maniera completa e totale, con totale sottomissione a Dio, perché, ecco, la carità di Cristo viva in noi. Ecco, accogliamo dal Signore, proprio attraverso questa omelia, l'invito ad aprire completamente la nostra vita al Signore che ci vuole trasformare in Cristo crocifisso. Voi potete pensare, ma come, Dio mi vuole trasformare in Cristo crocifisso? Ma che cosa brutta, che cosa dolorosa, io non lo voglio. Questa predica mi parla della croce. La croce è una cosa che, ecco, in fondo io, ecco, in certo modo disprezzo, in certo modo non voglio. Cari fratelli, rendiamoci conto che la croce è il più grande bene, è la cosa più preziosa. La croce poi ha due facce, quella del dolore e quella della beatitudine. Gesù sulla croce era beato, ma era anche sofferente. Partecipare pienamente alla passione di Cristo, essere trasformati in Lui crocifisso, significa partecipare al suo dolore, ma anche alla sua beatitudine. Inoltre, partecipare alla passione in modo profondo ci rende potenti nella preghiera per il bene nostro e degli altri. Abbiamo detto quanta gente vive nel peccato, cari fratelli, anche intorno a noi, tante volte nelle nostre famiglie, persone conoscenti, cari fratelli. Ecco, vedete, più ci uniamo a Cristo crocifisso, più siamo, ecco, in certo modo forti per aiutare queste persone a convertirsi. Più ci uniamo a Cristo crocifisso, più siamo veramente misericordiosi, cari fratelli. Vedete i grandi santi come vivevano la passione del Signore e quanto bene si realizzava intorno a loro. Noi siamo chiamati a percorrere questa strada. Lo Spirito Santo ci vuole far camminare per questa strada, cari fratelli. Lo Spirito Santo ci guida a seguire Cristo sulla via della croce. E poi la croce ci apre le porte del cielo. La croce è la porta del cielo, cari fratelli. Vedete quanto è preziosa la croce, cari fratelli. Rendiamocene conto. Quando il Signore, vedete, ci dice che Lui ci vuole trasformare in Cristo crocifisso attraverso il sacerdote, ci sta dicendo che il Signore ci vuole fare un dono preziosissimo. Ma vediamo bene, che cos'è che ci impedisce di accogliere questo dono con gioia? Che cos'è che ci impedisce di capire che questo dono veramente è prezioso e quindi lo dobbiamo cercare, questo dono che il Signore ci vuole fare di essere Cristo crocifisso? Che cos'è che ci impedisce proprio di accogliere questo dono con gioia? È il nostro peccato, la nostra incredulità, la nostra insipienza, il nostro egoismo. È questo che ci impedisce di capire la preziosità della croce, cari fratelli. Chiediamo luce al Signore, chiediamogli al Signore: Signore, fammi capire bene perché io non voglio seguirti sulla via della croce se non lo seguiamo. Oppure: Signore, fammi capire perché io ti seguo in maniera così tiepida sulla via della croce. Fammi conoscere veramente chi sono io ai tuoi occhi, perché io mi converta, perché io veramente accolga questo dono con grande gioia. Ti apra tutta la vita perché tu possa vivere in me e attraverso di me tu, Signore,
possa salvare tante anime. Chiediamoglielo al Signore. Signore, donaci luce, e preghiamo anche il Signore perché ci trasformi pienamente in Cristo crocifisso, Lui che è infinitamente onnipotente, ci trasformi, ci cambi radicalmente, ci faccia scegliere con Cristo crocifisso quello che è meglio per dare con la nostra vita somma gloria a Dio. E concludiamo pregando la Madonna, che si è totalmente lasciata trasformare in Cristo crocifisso e con Lui ha dato somma gloria a Dio con tutta la sua vita, perché lei ottenga da Dio anche per noi, oltre che per tanti altri, che imitiamo Maria in tutto, ma specialmente proprio in questo, nell'aprire pienamente il cuore a Cristo crocifisso. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.